Siamo tutti uguali. Io non credo perché anche gli angeli hanno le loro gerarchie. Certo, si nasce tutti allo stesso modo, ma l'uguaglianza poi finisce lì. La democrazia si fonda sull'uguaglianza fra i cittadini, stessi diritti, stessi doveri, ma poi è necessaria una sottomissione da parte delle persone al potere legislativo ed esecutivo. Fondamento e pietre angolari della società create intenzionalmente per obbligare la minoranza a cadere nella tirannia del 50 più 1 della maggioranza. La democrazia è l'ideologia che fa marciare divisi i futuri reggenti che hanno, ognuno di loro, la soluzione a tutti i problemi, per poi colpire uniti il popolo e fare gli interessi di chi li finanzia una volta che vengono legittimati con il voto, con il consenso del popolo. La democrazia è una fede che, se rifiutata, la si esporta non a parole, la si esporta con le armi, con la violenza, con la delegittimazione di chi si oppone. La democrazia fa credere l'ignorante di valere quanto una persona colta. In realtà la vera uguaglianza si esprime dando a tutti le medesime possibilità e lasciando ad ognuno poi la possibilità di esprimersi al meglio. Ad esempio, dando la possibilità a tutti di studiare, di lavorare, di programmare e di sognare. Ma non tutti quelli che studiano hanno la stessa intelligenza. Ma non tutti quelli che lavorano hanno le stesse capacità. E così da sempre non siamo stati noi a imporlo. Quindi, evitando di parificarli, livellarli, di renderli per forza e a forza uguali, si eviterà di emarginarli, di emarginare una parte della società, lasciando libero ognuno di loro di essere quello che è e non la copia sbiadita di un altro. Questa è per me l'uguaglianza. Buona serata.